35esimo turno della Serie A, Team 2015, si affrontano Parma e Napoli. Parma che non ha più nulla da chiedere al campionato, Napoli saldamente in prima posizione. Non perdiamo tempo, andiamo a dare uno sguardo subito alle formazioni che scendono in campo. Il Parma che ormai da 5 giornate è ritornato, diciamo, al modulo tanto caro al tecnico Franchi Romano, ovvero 4-2-3-1, dopo aver giocato quasi tutto il campionato con il 3-5-2, affronterà un Napoli che farà un po' di turnover rispetto alle ultime partite. Ghulam viene relegato in panchina per dar spazio a Suniga con De Guzman, Mertens e Callejon alle spalle di Gonzalo e il Pipita Higuain. Tutto sembra pronto per questa 35esima giornata. Sulla palla a battere sarà il Parma con Cose Mauri e Diamantakos che danno il via a questa 35esima giornata. Si parte subito con il giro palla della retroguardia ducale. Ancora possesso prolungato, ma andiamo subito con la nostra sintesi. Il montaggio immagine torna al decimo minuto con Eriksen che lavora questo pallone sull'out di destra, fa correre nello spazio Diamantakos, riesce a girarsi in un fazzoletto, poi molto caparbio il greco, potrebbe andare al tiro, viene stoppato molto bene e l'ex Mirante, passato al Napoli a gennaio, riesce a far sua la palla e a rinviare. Andiamo avanti con le immagini, minuto 27, c'è un'occasione per la squadra di Benitez con il calcio d'angolo che si appresta a battere De Guzman, chiede lo scambio corto a Costa, riesce a salvare il pallone, poi De Guzman finalmente può metterla al centro, prepara il cross, invece un pallone basso per Maggio dentro l'area, pericolo, ancora qua sulle sue tracce, la palla in mezzo, rinvia corto, molto male la difesa con Cardoso, la palla ancora messa in mezzo, la parata splendida del portiere, ottimi riflessi di Scuffe su questa azione, ma non è finita qui perché Zuniga recupera palla sulla tre quarti, la mette centralmente per Jorginho, ancora Higuain si gira in un fazzoletto e poi sinistro terrificante che va a morire nell'angolino e dunque il Napoli è in vantaggio alla mezz'ora qui al Tardini di Parma con sempre lui, il capocannoniere della squadra di Benitez. Riprezziamo ancora il gesto tecnico, si gira, si porta la palla sul sinistro e poi fa partire un diagonale imprendibile per Scuffe che va a morire proprio nell'angolino, ammazza il ragnetto esterno, collo esterno sinistro, nessuna chance per Scuffe e si riparte quindi con il vantaggio per 1-0 del Napoli. Minuto 32, ancora occasione per il Napoli, vuole chiudere la partita nonostante sia saldamente primo in campionato. Mertens porta a spasso Landre, poi entra in area, guadagna l'area di rigore, rientra sul sinistro, il tiro ed esce di pochissimo, brivido per la panchina del Parma. Andiamo avanti, 39esimo, ancora Landre per Borini. Borini che si sta ritagliando uno spazio importante in questo finale di campionato, riesce a mettere al centro Landre, deviazione, sarà calcio d'angolo per il Parma. Va dalla bandierina qua, mette la palla in mezzo a rientrare con i pugni. Mirante, la palla fuori per Eriksen, il tiro. È sempre attento Antonio Mirante. Rinvio, stacca centrocampo con la palla che finisce a Widmer. La palla sotto per Eriksen, il controllo di petto, un'occasione ghiottissima. Ma poi buona la chiusura dei difensori del Napoli con Britos. Recupero del primo tempo, non c'è altro da segnalare, quindi si va negli spogliatoi con il Parma in svantaggio per un gol grazie alla fantastica conclusione di Gonzalo Higuain. Quindi Parma 0, Napoli 1 al termine dei 45 minuti del primo tempo. Ripresa delle ostilità con il Napoli sempre in vantaggio, un Napoli che parte molto forte ma riconquista subito palla il Parma con Fabio Borini. Andiamo 5 minuti dopo l'avvio della ripresa, ancora il Napoli ad orchestrare negli ultimi 30 metri con Mertens per Inler, il corridoio splendido per Higuain ed è bravissimo Scuffe a chiudere in angolo, a sventare il pericolo, pericolosissimo anche qui. Il trio d'attacco partenopeo recupera questa palla Zuniga al 59esimo, ancora per Higuain, Callejon viene molto bene in avanti, salta Landre, lascia sul posto la difesa del Parma e poi prova il tiro che sibila alla sinistra della porta, difesa da Simone Scufferi. Vediamo la conclusione dello spagnolo che esce veramente di pochissimo, anche sbilanciato dall'azione di disturbo del Parma che si fa rivedere al 72esimo ancora con Borini, uno dei migliori dei suoi. Diamantakos spalla la porta dell'inserimento di Eriksen, potrebbe andare alla conclusione, rientra sul sinistro, poi lo prova con le mani Mirante, poi perfeziona il disimpegno ancora Britos.
85esimo, 5 minuti allo scadere della partita, riesce a sgusciare Zuniga che serve palla a David Lopez, si chiude il triangolo, Zuniga arriva sul fondo della fascia sinistra, riesce a mettere il cross fortunato nel rimpallo ancora per Zuniga, Rolin sulle sue tracce, sbaglia un gol clamoroso che avrebbe messo la parola fine al match tra Parma e Napoli. Prova la conclusione a girare con l'interno destro del piede ed esce veramente di pochissimo. Un minuto al termine, viene avanti ancora il Parma con Eriksen, prova a riacciuffare la partita. C'è questo episodio che vede l'espulsione per questo fallo da dietro, espulsione abbastanza discutibile che manda su tutte le furie la panchina partenopea, ma Walter Gargano, oggi capitano, addirittura interviene così su Dimitris Diamantakos da dietro. Tra l'altro il greco si è rialzato subito, c'è quindi l'occasione per Eriksen che la gioca corta per Diamantakos, la palla finisce a Rolin ma ancora Eriksen ad alimentare la palla sulla sinistra per Loic Landre, riesce a mettere il cross Fabio Borini di testa ma la conclusione è debole e Mirante dorme sonni tranquilli. Pieno, pienissimo recupero, non c'è altro da segnalare, quindi 35esima giornata va in archivio con la vittoria del Napoli sul campo del Parma qui al Tardini, una sconfitta che per il Parma non conta molto, per il Napoli consolida il primato. Da Franchi Romani è tutto e ci vediamo alla 36esima giornata. Bentornati nella Serie A Team 2015, 36esimo turno di campionato, si affrontano Fiorentina e Parma con obiettivi diametralmente opposti, ovvero la Fiorentina a 58 punti potrebbe agganciare il quinto posto e quindi entrare saldamente nella zona Europa per giocare l'Europa League. La formazione di Montella scende in campo con il 3-5-2, mentre il Parma non ha più nulla da chiedere, ma ha una buona notizia, ovvero dopo 3 mesi rientra e dall'infortunio, il brutto infortunio del girone d'andata, De Bock, l'esterno rivelazione preso dal Club Brugge in estate, e quindi buone notizie, perlomeno per gli uomini di Franchi Romano. Immagini che vanno a pescare Matias Fernandez, il 29enne centrocampista della Fiorentina, che Montella oggi fa sedere in panchina. Qualche novità, quindi De Bock e Da Costa sugli esterni bassi. Cardoso comincia subito a manovrare il Parma, ma la prima occasione per la Fiorentina con questa palla di Kurtic che vede nel corridoio Babacar, rientra sul sinistro, Babacar appoggia per Insigne, il triangolo tra i due, ancora la palla con Babacar per Insigne che riesce a mettere in mezzo ed è provvidenziale il colpo di testa di Eriksen a chiudere in calcio d'angolo, salva veramente un gol già fatto. Immagini per Borini. Borini che si guadagna questa punizione, prova lui la conclusione diretta in porta, la rincorsa di Fabio Borini, il tiro ed è un tiraccio, una mezza via tra un tiro di potenza e un tiro a giro, veramente da cancellare questa occasione. 27esimo, punizione corta della Fiorentina, la palla per Insigne, si gira ancora la palla dentro l'area in scivolata, fortunata qui la difesa del Parma, scuffea, branca impresa e rinvia. 32esimo, appena passata la mezz'ora, qui il rimpallo favorevole stavolta al Parma, la palla di ritorno per Widmer, può mettere il cross, Widmer rientra su se stesso, mette in mezzo il colpo di testa di Borini ed è splendida la parata del portiere della Fiorentina Neto. Calcio d'angolo che ne scaturisce, lo va a battere a qua, la palla in mezzo a girare, viene allontanata per Widmer che prova una rasoiata che trova però Giuseppe Rossi pronto a far ripartire i suoi. Poi c'è il recupero di Alexis Rolin, molto bene il Parma nella fase di possesso palla, molto bene nel palleggio, si va da destra a sinistra stavolta per De Bock che ha un po' di ruggine dell'infortunio e perde palla, così scaturisce il contropiede della Fiorentina con Rossi, ancora con Babacar, Babacar arriva sul fondo, il traversone in mezzo, riesce ad allontanare Rolin ma sui piedi di Kurtic, poi Cosè Mauri prova l'anticipo ma non c'è fallo secondo l'arbitro, palla per Badel, Badel ancora per Babacar, Babacar ne ha due addosso, scarica ancora
Buonissima la triangolazione con Borja Valero, ancora Badel, la palla dentro per Rossi, ancora Rossi si porta a spasso un po' dei suoi, poi conclude con Insigne, rientra sul destro, c'è la chiusura, ottima, per momenti di grande pressione nell'area del Parma. Primo tempo non ha altro da segnalare, se non il fatto che la partita è stata molto vivace, molto meglio la Fiorentina rispetto al Parma. Quindi Fiorentina 0, Parma 0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Andiamo subito con la sintesi al secondo tempo, dove succede veramente di tutto, ovvero le migliori emozioni stanno qui in questa seconda parte. Parte subito fortissimo la Fiorentina con Babacar si porta a spasso José Mauri, scambia ancora sull'out di destra la palla che finisce a Kurtic per Insigne può puntare centralmente per Rossi, bellissima la triangolazione di prima, reiterata ancora Insigne nell'area, il tiro, deviazione, poi Da Costa potrebbe liberare l'area ma la lascia lì, ancora scuffè miracoloso e mamma mia che pasticcio questo della difesa del Parma, che in più di un'occasione poteva sparacchiare via il pallone e allentare la pressione, invece Da Costa ha preferito rigiocarla con Scuffè e da qui è nato il gol del vantaggio di Giuseppe Rossi, che non ha perdonato la difesa giallo-blu, ma veramente Da Costa da rivedere in questa chiusura difensiva. Quindi 48esimo, la Fiorentina passa in vantaggio grazie al gol di Giuseppe Rossi, ma più che altro un regalo della difesa. Prova a tirare un po' più avanti i suoi Franchi Romano con un assetto un pochino più offensivo, il Parma sembra giovarne subito con Diamantakos nell'out di sinistra che serve ancora a Borini, vede l'inserimento di Acqua, il tiro ma è centrale e Neto non ha problemi a parare. 65esimo, ancora Insigne porta scompiglio sulla tre quarti per Giuseppe Rossi dentro per Kurtic, va a vuoto Scuffè, poi a porta vuotissima non riesce a centrare il bersaglio grande Badel. Sostituzione, si rivede anche Elhamdaoui al posto di un positivissimo Babacar che ha impensierito costantemente la retroguardia emiliana. 85esimo, 5 minuti al termine, palla tra le mani di Scuffè che becca Diamantakos per Widmer, può spingere lo svizzero, fa fuori Bernardeschi, poi salta anche Gonzalo Rodriguez, finalmente arriva dentro l'area, rientra sul sinistro e si perde, poi disimpegno confusionario della Fiorentina. 2 minuti al termine, ancora Insigne, sicuramente il migliore in campo dei suoi, sbaglia questo appoggio, poi Acqua riesce ad aprire per Borini, può fare l'uno contro uno con Mika Richards viene puntato, saltato, Borini arriva sul fondo, mette il cross, Diamantakos, bravissimo Neto con i pugni, ma Acqua la palla dentro per Mauri che sbaglia veramente un gol colossale, occasionissimo per José Mauri. Poteva essere il gol dell'1-1, come ha fatto a sbagliare un gol del genere? Mani tra i capelli per tutta la panchina del Parma. Piano recupero, finisce qui la partita, la Fiorentina vince contro il Parma per 1-0, seconda sconfitta consecutiva per i giocatori del Parma, gli uomini di Franchi Romano. Dallo stadio Artemio Franchi di Firenze è veramente tutto, Fiorentina 1 e Parma 0, continua a alimentare il sogno europeo, la Viola di Montella. Benissimo amici, teste di calcio, ben ritornati, 2 turni di campionato, 2 sconfitte, ma la notizia più bella è che il prossimo turno sarà la finale dei Team Cup contro la Juventus, nonostante la stagione pessima che abbiamo avuto, comunque sia, siamo in finale di Coppa, il campionato non ha più nulla da dire, io vi dico che la giocherò questa finale in live streaming su Twitch, anche perché oramai uso molto di più Twitch, è molto più veloce, possiamo avere un contatto diretto là sopra, a differenza di YouTube, perché lì mentre gioco posso parlare con voi. Quindi io pensavo domenica 7 giugno ore 20, dalle ore 20 in poi. Questo è il mio canale, cliccate follow e mi trovate lì. Ciao a tutti e grazie.